casa tua, Nevio, scusami. Ma lo farei anche venire, Nevio, però non so quanto mi madre sia contenta di vedere un uomo di 65 anni in casa. Così. Vabbè, zio, era abituato a vedere il mobiliere fare avanti indietro a casa tua quando vi frequentavate, non è cambia qualcosa. Grande. Il mobiliere? Grazie, Stefanino, per i 13. Ma sarebbe il mobiliere? Ti ringrazio, bro. No. Vabbè, è una di quelle storie mitizzate, zio, che piegano. No, mitizzate, ma come mitizzata? Vabbè, praticamente niente, un periodo un da praticamente, aspetta, un periodo, nulla. C'avevo un mobiliere che doveva venire a casa a fare dei lavori e doveva fare dei lavori nella camera dove streamavo ai tempi, camera mia, cameretta. E doveva venire tipo alle 7, quindi quel giorno io ho detto raga, alle 7 giocavamo al pomeriggio, e faccio raga, però alle 7 io stacco che deve venire appunto, non è che posso stare in live. Rocco si chiamava sto mobiliere. Vabbè, nulla, è stata mitizzata. In pratica, boh, era il mio ragazzo lui. No, perché no, aspetta, dovremmo chiamare il Berru qui. La storia era diversa, che aveva trasformato sta roba in meme. Il fatto che quel giorno Dario, oh zio, era su di giri, doveva andarsi a fare la doccia, doveva sistemare la camera, capito? Quindi mi ha detto, minchia Dario, ma ti stai tirando al lucido per uno che deve venire a prendere due misure, che cazzo te ne frega, mica deve venirti mica a succhiare il cazzo. E lui era lì che doveva fare la doccia, no? Doveva far robe. Zio, come tipo? Era il tuo tipo. Era un e poi è stata leakata una foto di lui abbracciato al... No! Abbiamo chiamato il Berro, aspetta. Un secondo, lo chiamo un secondo. Due secondi. È stata leakata proprio. È stata leakata dal Photoshop. Ma sei sicuro che in quella foto lì c'era il mobiliere 100%? Sto chiamando il Berro, aspetta. Guarda, giù un secondo, tanto per iniziare. Come che ha detto? Ditemi, mi sentite? Non ho sentito. Sì. Oh, Berro! Over un istante solo, ascolta, sono in live. C'è Marro che non sa la storia di Dario col mobiliere. Mi confermi il fatto che il giorno in cui dovesse arrivare a casa sua, mica Dario era su di giri? Ti ricordi che si doveva lavare, no? Mettere tutto a luce. Sì, sudava, mi ricordo che si è fatto la doccia, si è fatto tutto bene. Ma c'è la foto, poi sarà inoltre. A posto. A posto, ma sei una sagra? Ma che sta musica, zio? Vai. Ciao. Ma è una festa tipo minchia. Che cazzo è una sagra? La sagra porchetta, zio. Tutta sta musica, minchia. Sembrava avesse molta voglia di parlare da come rispondeva. Ma in realtà era normale, zio. Oh, sarà che non sentivo un cazzo. Ormai Dario stai cercando tipo di girare il discorso. Comunque io non ho detto nulla, hai visto come subito lui ha detto le robe uguali? Sì, l'hai detto. Lui l'ha detto, zio. Ha detto lui, non ho detto nulla io. Berro fa era lì con buondì per i 16 mesi, ti ringrazio però Berro. È durata un botto quella storia comunque, sono frequentati per un paio di mesi, Addirittura c'è un ragazzo che si era cambiato il nome nel Il Mobiliere e lo ha tuttora, Poi il mobiliere ha piantato Dario perché cercava una relazione un po' più seria e minchia, Dario c'è stato sotto di brutto per quel periodo, Aveva sfondato tutto il mobile che l'aveva costruito. Minchia, zio. Non lo sai che aveva... Sai quando si era trasferito di stanza? Per quello, bro, non voleva più stare in quell'ambiente perché gli ricordava lui. Ah... Fino a quando si era spinta la ragazza, cioè stavate proprio insieme. Questa qua, un povero signore di 70 anni buttato in mezzo a questi discorsi. Ma fidanzati qua. Proprio. Vai. Già, quella foto me l'aveva piegato, giuro. Fatta di nascosto da Gabga. Treppa là, brutto figlio di puttana. Vamo. Mica, quella è proprio la prima storia mitizzata. Ma perché mitizzata, dai? Neanche troppo. Comunque a me le storie mitizzate mi piegano, giuro. Non siamo super in ritardo, qui sono già tutti dentro. Sono già tutti qua. Scende. Provate a restarti. No, sei morto. Sì, zio, sì. Mica, comunque lagga ogni game, giuro. Stava tutta lagghicchiando nei fight, Sto gioco comunque è alla frutta, ragazzi, Cioè, veramente. Non è questo urlo da mai. Minchia, perché ogni fight è tutto un secondo pattini a terra, no?